Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati con FIFA 17. Siamo tornati con un nuovo Foot Draft. In realtà non è nuovo per niente, perché finché non faremo la 192 Foot Draft Challenge io non me ne vado da qui. Ragazzi, io lo so che è il terzo video di sto tipo, non me ne frega niente, ci devo riuscire. Ho fatto tesoro e mestiere di tutto quello che mi avete detto. Mike, mettili in ordine crescente. Mike, prendi quello. Mike, fa quello. Ragazzi, lo farò. L'obiettivo è 192 Foot Draft Challenge, che è il titolo di questo video, capito? Non è che se devo farlo per forza, è il titolo della challenge, ok? Come se scrivo Crossbar Challenge e poi non prendo le traverse, 192 è la stessa cosa. Ma prima di iniziare voglio parlarvi di Goal Alert, un'applicazione gratuita per Android e iOS che trovate sotto in descrizione e che vi permette di rimanere sempre aggiornati sui migliori campionati europei in tempo reale. È molto semplice da utilizzare, ma soprattutto è velocissima. Vi manda la notifica dei gol delle vostre squadre preferite subito dopo che il gol è stato segnato nella realtà. Questa è la schermata principale che voi potete modificare a vostro piacimento. Io per esempio ho messo la Serie A e gli altri campionati che mi interessano di più, tipo la Premier League e la Liga Spagnola, o i campionati europei come la Champions League e l'Europa League. Basterà andare qui sul più, aggiungere le competizioni e qui vedete trovate tutta la lista dei migliori campionati in Europa. E tutti ragazzi vengono aggiornati in tempo reale. Poi una volta che avete scelto il campionato potete andare a scegliere le squadre. Perché per esempio io per la Serie A ho tutte le squadre attivate, perché ovviamente mi interessa sapere nel campionato che succede, mentre per esempio per la Liga Spagnola ho attivato solamente le squadre che mi interessano di più, quindi Real Madrid, Barcellona. In realtà voi sapete che io tifo Real Madrid, però voglio sapere anche che fa il Barcellona, quindi ho attivato le squadre principali. Vi consiglio di andare sulle impostazioni e attivare le notifiche, in modo tale che vi arriverà la notifica ogni volta che segnerà la squadra che state seguendo, che avete scelto di seguire, e se volete potete modificare anche il suono delle notifiche. Io per esempio ho questa standard, che è normale, quella dei soliti messaggi, ma poi potete mettere pure roba di sto tipo. Ok, insomma decidete voi il suono. L'importante ragazzi è che vi arrivano le notifiche e soprattutto che arrivano velocissime. E ultima cosa che vi volevo segnalare è che potete andare a rivedere la classifica, le partite o le giornate del vostro campionato preferito, tutte aggiornate in tempo reale. Le ultime partite giocate in Serie A con la Lazio ha vinto 7-3 così contro la Sampdoria. Infatti prima vi ho detto le notifiche arrivano velocissime, ma è proprio così, cioè Lazio-Sampdoria era un messaggio continuo perché arrivava la notifica e quindi suonava in continuo. Se volete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nei vari campionati europei, o magari siete semplicemente fuori casa e non potete seguire la partita, questa applicazione vi manderà la notifica ogni qualvolta cambierà il risultato delle varie partite che avrete deciso di seguire. Io ve l'ho detto, trovate tutte le informazioni in descrizione. Ragazzi, sono tornato, è lo stesso giorno, ho fatto talmente tanti tentativi che non so neanche a quanto sto, ma questo deve essere l'ultimo, è quello più importante, cioè ho sudato, mi sono cambiato. Ora, siamo pronti in FIFA, ti prego, 4-3-3, 4-3, oh 4-3-3, 2-4-3-3, fermi tutti ragazzi, 2-4-3-3, forse questa è la volta buona, falso nueve o offensivo. Poi gli altri non mi sembrano degni di questo nome. Io andrei col 4-3 offensivo. Raga, mi sono usciti i peggio moduli, veramente le peggio cose. Ora, sperando che il capitano sia un capitano vero. Per favore, FIFA. No, zitti. Aspetta. So che adesso voi direte Messi. Mi sento Dybala, anche perché ragazzi COC ci sta là perfetto. Sarà un draft molto più veloce rispetto al solito ragazzi, perché sto rushando. Dybala lo metto là, perfetto. Partiamo dall'altro, AD. Buono, zitti tutti ragazzi. Messi senza pensarci. Messi senza pensarci. Ora, AS subito, magari Cristiano Ronaldo. Buon Insigne, raga. Non era manco buono, fermi tutti. E qua prendiamo Insigne.
Ora è qua che si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Allora abbiamo Insigne, Messi e Dybala. Cioè qua ci cascherebbe a fagiolo Icardi. Qualsiasi Icardi, c'ha cioè 90. Cioè così facciamo intesa sia con la Serie A che con l'Argentina anche. O Higuain pure. Oh Icardi. No raga, no cioè raga, non ci sto a credere. Fermi tutti. Maurito. Dai raga, guardate qua, ci ha fatto proprio la cosa impossibile. Impossibile. Ora ci andiamo a aprire subito il centrocampo. Voglio rushare, non è buono. Oh, non è buono un cavolo. Ah, no raga, fermi. Non dobbiamo esitare. Potrei prendere Fernandez che fa... No. Qua si prende Marechiaro Hamsik. Andiamo a vedere l'altro centrocampista. Oh raga, sta uscendo di tutto. Sta uscendo di tutto. Fabregas. Ah però Fabregas mo gioca col Chelsea. Oh, Gundogan, vabbè, i più forti ragazzi sono tutti e due della Premier League. Però forse Fabregas, essendo spagnolo, forse è meglio ragazzi. Vai. Terzino sinistro. Buono, terzino sinistro è buono. Che mo che mi... Vabbè, Felipe Luis ragazzi 87 è quello più forte. Però potrebbe fare intesa con Fabregas. No raga, Luis è più forte. Cioè sto pensando che magari dovevo spostare Fabregas, ma no. Cioè non ci possiamo lamentare qui, eh. Oh, il più scarso è 87. Niente sotto 87. E stiamo pure facendo l'intesa. Beh, dopo 70 volte che lo provo. Difensore centrale ragazzi, è qua che si vede. No, non è forte. Però Albiol, aspetta, però Albiol è spagnolo e del Napoli, perfetto. Albiol ragazzi, senza, cioè, senza pensarci, dai. Lo potrei spostare, no, vedete, potevo girarlo così. Però se prendevo adesso, vabbè, chi se ne frega. Alto difensore, oh Manolas, oddio raga, staccami da fagiolo. Senza pensarci Manolas. E adesso terzino destro, è forte pure il terzino destro. Vabbè, non è vero, non è forte un cacchio. Però aspetta, Carvajal, che mi fai... Aspetta, raga, fermi tutti. Carvajal, sì, non so più parlare perché è il centesimo video che registro. Oh, mo se non mi FIFA, non mi fai fare 190, faccio un macello. Almeno 190 devo fare, ragazzi. Vabbè, no, perfetto, ragazzi. Chiunque prendo tra Bellerin... no, forse... No, Bellerin non farebbe intesa con Messi, quindi Carvajal. Carvajal si sposta. Madonna, 86-85, ragazzi, zitti. Ragazzi, zitti. Ci manca il portiere. Spagnolo o della Serie A? No, vabbè, ragazzi, non ci sto a credere. A parte i due messicani, cioè, veramente in testa di regola FIFA. Porca vacca, ci prendiamo Caballero. Poi dopo scelgo il portiere. Ah, è forte! Chiellini. Aspetta, però, aspetta. Chiellini. Lo sapete che faccio, ragazzi? Mi prendo Chiellini e lo metto terzino sinistro. Bene, bene, 88-87. Stai là, Chiellini. Stai lì, maledetto. Stai lì. Sì, chi sposto bene. Vai, vediamo, ragazzi, se riusciamo a prenderci un... Oh, è fortissimo. Oh! Raga, senza pensarci qua. Sergio Ramos, senza pensarci. No, aspetta, Sergio Ramos senza pensarci, ragazzi. Lo metto là, perfetto. Perfetto. Ho pure alzato l'intesa. No, ragazzi. Posso pure Albiol. Ora, al portiere, dammelo spagnolo, raga. Spagnolo pure tra... Madonna, che... Aspetta. Cioè, meno tattica, più culo. Qua se ci stiamo facendo trasportare dalle emozioni. Non vorrei pentirmene, però prendo Lopez e lo metto lì. 188. 188 adesso, ragazzi. Andiamo a scoprire il centrocampista. Non è niente di che. Mo inizia lo schifo, Herrera 82. No, prendiamoci prima l'attaccante, ragazzi, perché è quello che ci importa. Adesso ci importa solo di fa... Oh sì, c'è lo Sard 90. Però Neymar è 94, mettilo in cascina, ragazzi. Adesso ci interessa solo per alzare la valutazione. Oddio, che sta succedendo, ragazzi? Cristiano Ronaldo record breaker. Cristiano Ronaldo record breaker, senza pure Higuain 95. Cristiano Ronaldo record breaker. Oh raga, cioè se non lo faccio adesso non so nessuno. Intanto mettiamoli in ordine.
centrocampista, vabbè, dopo un record breaker, ragazzi, non è che ci potevano farci chissà che. Cheryshev, ce lo prendiamo. Cioè, raga, siamo 188, ma ha fatto pure casca la valutazione perché stavamo 89-100 con Ronaldo. C'è sta, dobbiamo, aggiustiamo sta formazione. Ragazzi, ci abbiamo 5 tiri per portarlo a 192 punti tra intesa e valutazione. Non siamo mai stati così vicini alla meta. Ce n'abbiamo la prima riserva. È buona, raga. Che buona. Eccolo! Ehi, Di Maria! Ecco, infatti dicevo, è buona te che c'è, cioè, mi sta a farci i pipponi. Ottimo. Sì, ottimo, che sta dicendo? Di Maria, aggiustiamo sta rosa, ragazzi. Mettiamoli in fila insieme. Allora, 94, messo. Mi sto agitando, sai perché? Perché l'ho fatto, ne ho fatti talmente tanti che sto diventando stupido, non so più come si parla. Ora, 90, poi 87... Shen Shev, vattene via, che mi abbassi la valutazione. Siamo a 189 adesso, raga. Non me ne frega niente, voglio 25.000 mi piace adesso pure se non ci... Oh! Non devo urlare. Vabbè, Thiago Silva, perché ormai, ragazzi, se non vedo colorato non mi arrapo. Ottimo, Thiago Silva, via. Stiamo già a 190, vediamo un po'. No, ancora non siamo a 190. Ce ne manca un altro. Oh, ragazzi, no, se fermiamo così, se ci si strozza a 189 così, non va bene, eh. No, vabbè, non c'ho parole, ragazzi. Chi mi prendo? Sardo Ibrahimovic, ci sono tutti 90. Aspetta, qua bisogna urge fare sto ragionamento. Aspetta un attimo. Magari è una cosa mia del cervello, eh. Però sto pensando, se prendo adesso Bale, influenzo il gioco a farmi uscire un altro della Liga Spagnola. Abbiamo già preso Neymar, abbiamo già preso Messi, già preso Ronaldo, non c'è più nessun altro con valutazioni forti. Mentre se io mi prendo Hazard, magari della Liga, della Premier League, c'è qualcun altro ancora forte, if. Dite no, eh. Vabbè. Quindi, allora, a questo punto mi prenderei il buon Hazard. Vai, mettilo là, aspetta, mettiamolo pure in ordine. 190 adesso. Ultimi due tiri, ragazzi, però ci deve uscire proprio uno troppo forte, tipo Higuain, no. Marez, ve l'avevo detto, raga, della Premier League. Ve l'avevo detto della Premier League, 87, vabbè, però no. Doveva essere un po' più forte, però comunque lo mettiamo in cascina. Mo qua mi deve uscire il bomber. Tipo 90, un Higuain 95. No. Madò, ragazzi, ci siamo fermati strozzati in gola. Prendo Paolo Sousa. 190, che comunque è figo, ragazzi. 190 non ci eravamo mai riusciti. Ci abbiamo una squadra da paura. 190 valutazione rosa è tanta, tantissima roba. Non so, ragazzi, forse 191 ci si può anche arrivare. Siamo arrivati a 190, non a 192, ma ci stiamo avvicinando. Tra qualche giorno usciranno anche i TOTS, quindi per forza lo dobbiamo fare. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici, Osha. Alla prossima, ciao, ragazzi. Ciao. Il pollo, ma la bolla, il passero, la passera, ma tutti quanti amano Mike Shosha.